Samir, classe che me la xil. Non ti preoccupare, risolvo io qua il problema dell'ufficio. Non ti preoccupare, ti faccio la pratica, va bene? Carassina macchina. Grazie. Che bravo ragazzo, bravo. Allora. È permesso, anzi, è consentito, perché ormai canta su paese che è tutto consentito e non consentito, non si capisce più niente. Va a mangiare se vuole Italia praticamente. Ma lei come si permette di uscire da quell'entrata di là? All'entrata di là, allora faccio. Allora faccio. No, resta qui! Ora esco e trasso una ciabatta per la vostra bella faccia, dottore. Venga qui! Ma per favore, ma nella miseria. Lei, insomma, come può essere venuto là? Ce l'ha il numerino, ce l'ha preso? Oh, perfetto. Allora, lei è venuto qua per REM, Red C. REM, Red C. Ma quello di C, io fui sempre chi socialista, PSI praticamente, con coso, tanto, Cabonani, mi bettino, Crax, Martelli, Amato, e coso, Mancini, voi ricordate Mancini, fece pure l'autostrada. Ma cosa me ne frega a me del Mancini, dell'autostrada e delle cose di PC? Lei per reddito di cittadinanza, per reddito di emergenza, reddito di cittadinanza. Allora, ah, ho capito, lei è venuto per ristoro. Ristoro. Sapete che cosa l'accetto di buon grado, non lo so, che pezzetta, mozzarella in carrozza, arancini. Pure la carrozza voi, e voi l'arancino con pisello senza, con ragù. Magari. Quelli della Caronte. Ah, quelli della Caronte. Ma per cortesia, non mi faccia arrabbiare. Allora, forza, andiamo a compilare questa cosa. Nome e cognome. Segnassavo. Che ho segnato? Se lei non parla, io come faccio? Invento il nome? Mi avete che segnavo, Dana, no, nome e cognome. Il mio, praticamente. No, il mio! Vediamo se indovini che sono io. Voi siete al mil sarà malese. Nome e cognome vostro, suo, lei, di lei, suo. Voi quando siete? Marocchino, donna, sì, quando siete voi? Sogno calabrese, come a voi. Va bene. Segnato, Putorti sogno. Allora, Putorti sogno, nome? Sì, sogno e sogna. Porcellino, sogna e sogna. Sogna e sogna, che è simpatico le persone. Ebbene. Quello che è bello, guardalo. Via. Subito. Allora, siete un maleducato voi, perché noi prima mi facete segnare i cosi. E per questo che la tale non va ma avanti. Ma cosa hai capito? Questa burocrazia, ma cacciazzo, ma vorrei dire. Sulla via, via! Ma stavo via! No, via Indirizzo! Ah, la. Ah, per cortesia! Via Sbarre Centrali, numero 611, 89, 132, Reggio Calabria, praticamente. Oh, perfetto. Che classe? La ringrazio, diciamo, ci difendiamo, l'eleganza è sempre stata, lo stile. Mi ha sempre contraddetto, dottore. No, io dico, che classe! Ah, terza media. Io poi mi arrotterai perché natando cominciamo un lavoro con me pace. Quando nascisto? Data di nascita! Quando nascisto voi, quando nascisto? Noi, io, tu. E non vi arrabbiate, parete, che io vi ho detto quattro mosse sola per trovare la danna, praticamente, a Catanzaro Lido. Comando. Forza. 8 giugno. 8 giugno. 8 giugno 1900 e... E cacca così c'è da, così, fratello. Ah, io segno 8 giugno 1900 e cacca così c'è da. Va bene, e cacca così c'è da. Oh, perfetto. Lei di cosa si occupa? Lei? Io praticamente, parlando col dovuto rispetto, mi occupo della, insomma, del controllo di quello che poi è la responsabilità civile, cittadina, territoriale, regionale e il controllo del territorio con riferimenti alle normative vigenti in ambito circoscrizionale e provinciali, regionale, con riferimento ovviamente a quelle che sono poi le normative comunitarie, da quelle che è la situazione generale. E c'è praticamente? Non mi faccio mai i cazzi miei. Ah, l'avevo capito questo, allora lo segno, non si faccio mai i cazzi suoi. Ecco qua, perfetto, allora, andiamo a domanda più tecnica. Lei ha patrimonio? Alle spalle. Come praticamente, nel senso che poi mia moglie morì. E quindi sono rimasto vedovo e quindi non sogno più praticamente Patrimonio con P, patrimonio P, non matrimonio M come M, ma patrimonio, lì c'è reddito. E secondo voi se arriva il reddito veniva capo a vostra bella faccia? Non hai un enti, dottore, non hai un enti. Hai un bisogno praticamente. Avevo bisogno, ok. Va bene, allora lei c'ha i mobili. Ce l'hai i mobili? E certo, e secondo voi hai la casa vacante? Certo che l'hai. Hai la camera da letto, c'è cioè, come ho, e la baciurri, i comodini, danno il letto. E tanto cattammo tutto un tuo coso, un tuo porto. Giorno componibile, cosa fisica. Ma se la mi interessa niente, almeno
agganciata io pure. Sì, immobile, no, mobile! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Dove va? Venga qui! Ma vai avanti! Avanti qui! E avanti a casa come ti mangiani sopra, papà! Sia fermo! Fermo! Basta! Allora, lei ha fatto dichiarazione! E certamente, oh, da giovanotto, da signorino praticamente, ho fatto una bella poesia, ero innamorato di una ragazzina che avevo conosciuto ai tempi della scuola, ci fece questa bella poesia, sentite, una dichiarazione proprio, sentite. I tuoi occhi verdi come il mare mi hanno da subito fatto innamorare. Le tue mani dolci affusolate da me tanto desiderate. E via! Qua, ecco, via! Via Sbarre Centrale, via! 311, via! 89, 132, via! Reggio Calabria! Ah, proprio quando è... Ah, va bene. Ah.